Una cosa che non amo di Londra è senza ombra di dubbio la freneticità. Ci sono persone a cui piace un ritmo frenetico di vita, altre amano la tranquillità. Io, devo dire la verità, sono una di quelle persone a cui piace stare tranquillo. Il ritmo di vita è così veloce, così tremendamente caotico e schematizzato che sinceramente, se potessi scegliere, io sceglierei di vivere in campagna. È altrettanto vero che la dinamicità che ti dà una metropoli o una megalopoli come Londra non te la darà mai nessun'altra città nel mondo, se non New York o Tokyo. Posso dire con cognizione di causa che se non fossi relazionato costantemente con l'ambiente londinese, molta dinamicità che ho adesso probabilmente non l'avrei. Londra ha ritmi velocissimi e porta le persone a concentrarsi solo su se stesse. Non è un caso che è la città dei single per antonomasia, quindi se sei single e stai cercando un poco di... sai bene dove andare. Ma quando subentra il desiderio di relazioni interpersonali, magari, talvolta, si può correre il rischio di trovarsi un po' a disagio, anche perché è tutto così veloce, così superficiale e così dannatamente al momento, che talvolta si perde proprio il gusto del conoscersi. E per conoscere una persona magari devi andare anche un po' lentamente, non ti puoi trovare a letto necessariamente con questa persona dopo i primi 30 minuti che hai conosciuto. Cioè, oddio, ci sta. Alla grande ci sta assolutamente, però dopo anni e poi cerchi anche qualche altra cosa. E con questo non voglio dire che non si trovino persone del genere, assolutamente, però dai, diciamoci la verità, lo sappiamo tutti, Londra è un carnaio. Io ne so qualcosa, però le cose cambiano. Ragazzi, io ho sempre voluto fare il pescatore e stare con la mia canna in mano su una banchina in un porto. Che ci volete fare? Dipende tutto da quello che volete voi nella vita. Magari il progetto può essere quello di investire del tempo a Londra per poi giungere a qualche altra meta. Perché no?